Sta andando bene, sono in isolamento a casa, fino alla prossima settimana non verranno a farmi tamponi e niente, proseguiamo in questa convalescenza che è sicuramente più leggera rispetto al periodo del ricovero che c'è stato dal 21 al 30 di marzo, quindi meglio, fisicamente molto meglio. Speriamo che i tamponi siano negativi e poi, se i tamponi sono negativi, torneremo al fronte con i colleghi a tornare a fare quello che ci piace di più, che è prestare soccorso alle persone. Cristiano Romani, infermiere del 118 di Arezzo, era stato contagiato dal Covid-19 e ricoverato nel reparto di malattie infettive dell'ospedale di Arezzo. Adesso è stato dimesso e ci racconta la sua convalescenza, facendo però un appello forte ai cittadini: ancora troppa gente in giro. Intanto devo, se mi è permesso, devo fare un grande ringraziamento al reparto di malattie infettive del dottor Tacconi, alla sua equipe, all'infermiera, ai medici, agli operatori sanitari che si sono dimostrati di una estrema professionalità e anche umanità, per certi versi, perché loro praticamente quando entrano nella nostra stanza, nella mia stanza, nella stanza dei pazienti sono sostanzialmente persone che non si riconoscono perché hanno il loro camice, hanno i loro occhiali, hanno tutti i dispositivi di protezione giusti e corretti, ma tu non riconosci le persone con cui interloquisci, quindi è anche più difficile, come dire, esprimere umanità. Invece devo dire che dal dottor Tacconi in giù, che tra l'altro il dottor Tacconi, persona assolutamente straordinaria, di un'umanità grandissima, ti facevano comunque sentire una sorta di vicinanza e di umanità. Una malattia che ti colpisce dal punto di vista fisico, mentale e morale. È una malattia che ti fa sentire il suo peso, che ti fa. Io sono stato più fortunato rispetto ad altri. Ci sono stati persone che conosco che sono andate oltre, nel senso che hanno messo dei dispositivi ancora più invasivi, il casco, qualcuno è stato intubato, insomma, molte persone ci rimettono la vita, anche ieri 600 morti. Se pensiamo questo, pensiamo che nemmeno in guerra ci sono questi numeri. Se si pensa che le guerre 600 morti al giorno non le fanno, non le fanno. Se si spedisce la gente al fronte, 600 morti al fronte, non li fai in un giorno. Quindi questo deve pensare a riflettere tutti noi che dobbiamo seguire le disposizioni che ci danno. Capisco che sia difficile, ma anche oggi c'è troppa gente in giro. Vero, C'è vero. troppa gente in Hai giro. ragione. C'è troppa gente in giro e vi chiedo di seguirle le cose che ci dicono, perché questa è una malattia veramente brutta, veramente brutta. C'è troppa gente, proprio anche oggi, fisicamente, c'è troppa gente. Sembra un giorno normale di lavoro. Io non credo che vadano tutti al lavoro, non credo che vadano tutti a fare la spesa, non credo che abbiano tutti necessità impellenti. Dobbiamo restare a casa.